Salve e benvenuti su Meltdown Television. Io sono Noce e questa donna qui, infortunata, è Tania. Voi vi chiederete cosa si è fatta Tania? Non ve lo diciamo. Perché oggi è una... Sport estremi. È una puntata... Ho suonato black metal alla velocità della luce per ore! Come Demonaz. Per ore! Alla Richard Benson. Sigla. Secondo voi, io devo mettermi a fare un brindisi con la mia birra Angelo Poretti? Una Pepsi Zero. Avete capito, insomma. Sì, però... No, non spreco un brindisi così. Ok, però io non bevo birra tutti i giorni. Cioè, penso che l'abbiate anche capito. No, non siete stupidi. Neanch'io. Ok, ci sta. Quello... Sono una persona... Quello che vi voglio far credere, cioè che bevo e mangio come un cesso, penso che l'abbiate capito che quello è Noce, il personaggio di Facebook e di YouTube per attirare i like e per essere in qualche modo simpatico. In realtà no, io bevo alcol il fine settimana... E quando vado in vacanza, io se no io sto pure a dieta, mangio solo insalate del cazzo e bibite senza zucchero, ma non siete stupidi, se bevessi alcol tutti i giorni, innanzitutto non sarei arrivato a 46 anni e se ci fossi arrivato non avrei questo aspetto, sarei un rottame, così dai, ragazzi, è impossibile. Invece hai solo i capelli bianchi. No, ma non credete neanche nelle favole. Quando adesso non faccio nomi, ma quando delle rock o metal star vogliono farvi credere di condurre una vita spericolata, piena di eccessi, lo capite subito se è una balla, se fa parte della loro immagine o se è la verità. Insomma, se sono palestrati e hanno il fisico, nonostante l'età, tutto sommato decoroso, asciutto e muscoloso, quella non è gente che beve, si scopa troie dalla mattina alla sera o quant'altro. Quella è gente che si allena tutti i giorni, che prova, che va a letto subito dopo lo spettacolo e dorme le 8-9 ore che sono necessarie. Quindi, non credete nelle favole. Ecco, se immagino voi l'abbiate capito, anche se mi faccio sempre vedere con la birra in mano nelle foto e nei video e faccio giro i satanic hiking dove beviamo, quelle sono eccezioni, non sono un alcolista. Però è sempre bello avere un personaggio, giusto? Attenzione a giustificarti troppo, perché poi in realtà magari la gente potrebbe intendere, sì, che cosa? Il tuo discorso sia tutta una negazione freudiana. Ah, vabbè. Sì, certo. Ok, il Noce di 15 anni fa effettivamente si ubriacava tutti i giorni. Ma e non sarebbe ancora qua il Noce di 15 anni fa se avesse continuato ad ubriacarsi tutti i giorni. Però siccome il Noce che si ubriaca tutti i giorni non riscuote consenso, allora dico che mi ubriaco tutti i giorni anche se non è vero. Allora, a proposito di, sì, personaggi facenti parte del music business che sono arrivati ad un'età abbastanza ragguardevole, pur avendo condotto almeno apparentemente uno stile di vita piuttosto sregolato, c'è una band di cui parleremo dopo, perché siamo tornati alle rubriche in house, ovvero oggi parleremo di due ultimi acquisti. E non abbiamo fatto tantissimi acquisti nell'ultimo periodo, no, no. C'è da dire. Abbiamo speso tutto in alcol. E in trasporto pubblico e in attrezzatura per farvi i satanic hiking. Oh, quindi mettete like, guardate i video, iscrivetevi. Oh. Me la apri per favore? A me me lo chiedi. Ah, tu hai la mano putrefatta. Con la sinistra forse ce la faccio. Sì. O se no vado... Tieni. No, ma tienilo. Cazzo, è pazzesco com'è. Quando non si è abituati. Sai che forse ancora con la destra riesco. Ok, va bene. Che dolore. No, bene, allora, iniziamo parlando di questi due ultimi acquisti. Uno sfogo. Oggi sarà una puntata un po' particolare, perché io ho tante di quelle cose da dire che non riesco più a tenermi dentro.
Allora, io no, infatti abbiamo... Allora, parlo di questo disco qua. A proposito delle band... Ecco, sì, e comunque dopo parleremo di musica. Adesso mi tolgo gli occhiali perché devo guardare negli occhi chi mi sta ascoltando. Cioè, perché non è possibile, mi devo sfogare. Dopo parleremo di che cazzo è sta roba, ma... Allora, io era da un po' che l'avevo adocchiato, questo vinile blu. Non ho voglia di tirarlo fuori, perché l'ultima volta che ho tirato fuori un vinile, che non per ascoltarlo mi è cascato per terra, mi si è spaccato. L'hai comunque fatto vedere, sì, niente, sì. E volevo questo vinile, la versione blu. E sì, non è che è introvabile, non è che è stato stampato in due copie, ma lo volevo a prezzo conveniente, perché non ho voglia di spendere 50 euro. Ho trovato un venditore giapponese che proponeva un prezzo conveniente, includendole i costi di spedizione. Allora l'ho ordinato. Ora, io non voglio dare la colpa al mio amico giapponese, che è stato così gentile da avvolgere il vinile in un imballaggio molto molto resistente. Io lo so che non si può adoperare, cazzo ne so io, la scatola nera degli aeroplani per avvolgere ogni disco che si spedisce, però insomma questo aveva provveduto a imballarlo bene con un cartone doppio strato e molto resistente. Insomma, ci aveva scritto sopra addirittura fragile, maneggiate con cura, dando per scontato che sì, è ovvio che una cosa che deve attraversare tutto il mondo, dal Giappone all'Italia, un po' viene sballottolata, come si dice, sballottata? Però dai per scontato che non la stivino insieme a un carico di incudini, una sopra l'altra e sotto il vinile, ecco. Ma magari non credo che il problema siano gli incudini. Insomma, qualcuno che non è giapponese, io non so quanti passaggi abbia fatto questo prodotto dal Giappone all'Italia, però qualcuno subito dopo la catena distribuzione tra il giapponese e me ha fatto lo stronzo, perché il disco, cioè, sono riusciti a piegare quel doppio strato di cartone duro, che io penso che neanche Hulk sarebbe riuscito a farlo. Piegando lo strato di cartone si è piegato la custodia del disco e anche il vinile è piegato. Quando lo gira sul piatto, il braccio fa così. Ora, lo so che il braccio è mobile, è fatto apposta per assorbire un po', perché niente è un piano perfetto. Neanche la terra, anche se molti pensano che la terra sia piatta, in realtà non è piatta. Un disco non è che li fanno con la bolla, c'è sempre un po', non è perfetto, è per questo che il braccio deve fare un po' così. Però non così. È come, non è un sismografo, insomma. Stavo dicendo io. Quindi... L'unico motivo per cui non si sente tanto che il disco è storto è perché si tratta di un disco punk, quindi registrato in maniera poco ortodossa, o meglio, per questo genere va bene, però è registrato in un modo che già fa schifo di sola registrazione e non si sente che il disco è deformato, altrimenti se fosse un disco registrato bene alla Dream Theater o Fear Factory si sentirebbe, e non mi va, perché io queste cose le pago, insomma. Più che avvolgerlo nel piombo e scrivere fragile, che cazzo devo fare? Ma abbiate un po' di rispetto, perché io le cose le compro. Voi non sapete se questa cosa l'ho pagata 20 euro o 200. Allora, i responsabili di questa cosa, che non so che cazzo sono, non vedranno mai neanche sto video, però... Fuori i nomi! No, abbiate un po' di cura, voi che siete nel mestiere. Ma che cazzo, non è possibile? E fra CD scheggiati che arrivano con la custodia rotta e vinili piegati e altre cose che ci sono arrivate, altre cose che non riguardano la musica, che ci sono arrivate danneggiate, ma che cazzo? Allora cambiate mestiere, insomma. Lo so che vi pagano per trasportare, non ve sbatte un cazzo se arriva intatto o no, tanto a voi basta che arrivi, no? Per questo che vi pagano, e allora andate a fare in culo. Ti piace questo disco? Ah sì, scusate. Sono i Charge di GBH, ho detto semplicemente GBH, e questo è il loro disco di debutto. Io non so pronunciare molto bene l'inglese. City Baby Attacked by Rats. Che vuol dire ragazza di città attaccata dai ratti. Ah. Ok. O bambino, non so cosa intendono. Sì, 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 certo. Forse un bambino, visto che c'è, sì, una, è vero. C'è una carrozzella. Sì, 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 sì. Il poppante. Bambino. Sì, il bebè. Insomma, alla fine baby vuol dire bebè. Sì. Non vuol dire adulto. La copertina è una figata. C'è questa luce del cazzo che non fa vedere niente. Copriamo Tania. No, ecco. Ti piace?
Beh, l'abbiamo ascoltato parecchio, se l'hai fatto beh, un'idea. Sì, 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 per quanto mi possa piacere il punk, nel senso il punk mi piace, soprattutto nei suoi capisali, nei suoi gruppi migliori, ecco, nelle sue punte di diamante, se vogliamo chiamarle così, anche se diamante nel punk c'è ben poco, insomma, e diamanti grezzi. Quindi Sex Pistols, Ramones, sì, qualcosa di GBH, Discharge, Dead Kennedys, va bene, anche il punk più recente, più punk rock, diciamo Offspring, non mi dispiace, mi piace, per me è un ascolto abbastanza easy, nel senso metti su e ascolta senza farti troppi pensieri, però va bene, non mi strappo i capelli, ma va benissimo, assolutamente. Questo secondo è quello me... che ho da dire, ah. E se devo aggiungere qualcos'altro, allora, due cose relative. Una è il discorso relativo della gente che ha avuto uno stile di vita molto sregolato ed è arrivata ad un'età abbastanza ragguardevole e messa bene. Allora, il cantante di GBH, ho visto in qualche live recente, è messo piuttosto bene, devo dire, è biondo platinato. Meglio di Vuoti. Sì, decisamente meglio di Vuoti, che fra l'altro ha subito non so quanti interventi a cuore aperto. E biondo platinato, fisicamente è piuttosto, insomma, è in forma, è filiforme, è asciutto, è, sembra ancora piuttosto anche lucido di testa, non è completamente sfasciato, segno che probabilmente anche lui, ok, punk finché si vuole, però il fatto che non sia morto, non abbia subito operazioni a cuore aperto plurime, mi fa un po' pensare che, insomma, forse a un certo punto si sia dato un attimino una regolata. Sì, anche un attimino, perché... ma va bene, ci sta, è lecito, del resto non ho mai sentito che il cantante di GBH si sia mai autoproclamato un life destructor, no. 666, che cavolo ne so io, quindi va bene, era solo per ricollegarmi al discorso che facevamo prima. Diciamo che loro non hanno mai, appunto, non erano quei punk che promuovevano uno stile di vita sregolato, anche se poi ce l'avevano, di certo non erano dei stinchi di santo, ma a loro premeva più mandare un messaggio nelle canzoni, insomma, di rivolta sociale contro le religioni, le chiese, le istituzioni, ecco, erano dei punk, a loro premeva molto lanciare questo messaggio. E musicalmente mi piace, penso che sia uno dei miei dischi punk preferiti, perché fa parte di quell'ondata, la seconda ondata inglese, anni 80, quindi molto dura, una musica molto veloce, molto pestata, e il thrash metal e tutte le forme di metal a suonato veloce passano da qui. Non solo, secondo me. In che senso non solo? Secondo me anche il black thrash. Ah, ho detto tutte le forme di metal suonate un po' veloce. Sì, sì, ah, ok. Ok, ma io ho detto trash perché mentre in certe cose di Black è evidente che i riff un po' così strings open aperti passino di qui, sì, sì. Nel punk no, perché io quando non sapevo che ci fosse questa ondata di gruppi un po' più violenti degli anni 80, sia inglesi che americani, il cosiddetto punk hardcore o hardcore punk, io di punk conoscevo solo i gruppi anni 70 tipo i Ramones, i Sex Pistols e The Clash, queste cose qua, e quando sentivo dire che il thrash era nato da una fusione tra New Wave of British Heavy Metal e il punk, io non riuscivo a sentire l'elemento punk nel thrash e mi chiedevo che cazzo, no, in realtà non conoscevo la seconda ondata punk degli anni 80, perché se si ascoltano gruppi come i GBH o gli Agnostic Front, i Chromex, quelli americani, sono quasi trash, anche qua questo è un disco quasi trash, perché non è così tecnico come il trash, perché il trash viene dal metal, è un miscuglio tra heavy metal e punk, quindi questo non aveva l'elemento tecnico, però le ritmiche veloci, martellanti, un certo modo di suonare la batteria, sì, e di improntare, ecco, la canzone, è chiaro che i primi gruppi trash hanno ascoltato sta roba. E è molto curioso notare una cosa che non avevo in programma di dire, mi è venuta in mente adesso, che come si siano sempre rincorsi punk e metal, anche se negli anni 80 punk e metal rappresentavano solo
non solo dei generi musicali, ma dei veri e propri stili di vita, e i punk e i metallari si odiavano. Poi dipende anche dal contesto sociale. In certi posti nel mondo si odiavano, in altri erano amici. Non è che si può fare di tutta l'erba un fascio e generalizzare. Però pare, insomma, si odiavano, in linea di massima non c'era simpatia. Però musicalmente parlando si sono sempre rincorsi. Non dimentichiamoci che il punk è nato come ribellione verso quei gruppi tipo Led Zeppelin, Black Sabbath, Uriah Heep, i dinosauri, dell'hard rock, che insomma suonavano rock con una certa dose di un bagaglio tecnico, nozionistico e culturale. I punk volevano dimostrare che non era necessario essere dei professori di musica per suonare rock and roll. Non dimentichiamoci che quei gruppi che ho citato prima, che adesso noi identifichiamo come dinosauri della heavy metal o pionieri della heavy metal, gruppi proto metal, negli anni 70 erano considerati progressive rock, e proprio perché avevano questo elemento tecnico nel loro sound. Il punk era nato inizialmente per proprio spazzare via questi gruppi, e ci riuscì in un certo senso. Però poi è interessante notare che la New Wave of British Heavy Metal nacque dal connubio tra questa musica, i cosiddetti dinosauri, e il punk. E il thrash nacque dall'incontro tra la New Wave of British Heavy Metal, che già dentro aveva un elemento punk anni 70, con il punk anni 80, quello pestato. Quindi mi stai dicendo che il metal è il genere musicale più punk di tutti, e più punk del punk stesso? No, non, perché non, è un punk alla non, seconda. Sì, non voglio dire questo, sto solo dicendo che nell'heavy metal non solo c'è una costola del punk, ma due, che lo si voglia o no. Se poi anche i due generi hanno sempre mandato un messaggio diverso, ma fino a un certo punto, perché poi le due musiche si sono sempre rincorse, nel bene soprattutto, o nel male, in certi casi direi anche nel male. Però vabbè, sono andato un po' fuori dal discorso. E il disco è molto bello. Ecco, mancava un giudizio qualitativo. E poi qua c'è un disco che ha comprato Tania. Sì, è questo. Ciao. Okay. Ma se vuoi puoi anche parlare tu prima di questo. Allora, Tania si è prefissata. Perché oggi mi sembri abbastanza in pompetta. Sì, sì, sì. Mi sembri loquace. Sì, perché volevo sfogarmi del disco storto. Tania si è prefissata, è venuta la strana idea di possedere tutti i dischi dei Catatonia. No, tutti e no. Ha comprato questo. Tutti no. No, allora io sono un po' contrario a possedere intere discografie. Una volta ero favorevole, sì, ma poi sono diventato contrario perché abbiamo adesso talmente tanti dischi che non sappiamo più dove metterli. Dobbiamo, non possiamo più comprarli indiscriminatamente. Dobbiamo comprare quelli che più meritano, e non solo perché hanno un nome stampato sopra, sono automaticamente meritevoli di entrare a casa nostra, perché se si fa questo ragionamento non se ne esce più. Io onestamente, poi tu fai quello che vuoi, io non ho più intenzione di spendere soldi per dischi che ascolterò una o due volte. Magari a volte è un peccato non prenderli, perché in una discografia è quasi completa, mancherebbero solo questo o quel disco per averla tutta. Però un conto se avessimo 50 dischi, puoi fare questo ragionamento sulle due o tre band che ti piacciono, ma non se abbiamo migliaia di titoli come noi. Secondo me non ha senso. Comunque, c'è da dire una cosa, che Tania adesso sta comprando tutti i dischi di Catatonia. No, tutti no, non ho intenzione di... Devo dire che no, non ne ha mai comprato uno brutto. Anche se... Aspetta, questo cos'è? Oh, cazzo, non ci vedo. Questo è Tonight's Decision. Che conoscevo già Tonight's da tantissimi Decision. Anni. Decision. Conoscevo già da tantissimi anni, uno dei primi dischi dei Catatonia che ho ascoltato. Ma non ce l'ho mai avuto originale, perché tutto sommato non mi ha mai convinto al 100%, perché secondo me è inferiore sia al predecessore, che è Discouraged Ones, sia al successore, di cui abbiamo parlato in un altro video, che è Last Fair Deal Gone Down, ma di gran lunga inferiore. Cioè, è comunque un bel disco, si lascia ascoltare molto volentieri, ma secondo me, come media, è inferiore ad entrambi. Parlando del corso
nuovo di Catatonia rispetto agli esordi estremi. Poi a Catatonia si sono evoluti di nuovo, poi dopo con gli anni, ne abbiamo già parlato in quel video lì di Last Fair Deal Gone Down, andatevi a rivederlo se volete recuperare il discorso su Catatonia. E per cui il disco è molto buono, è mediamente molto buono, non si può dirvi no. Però secondo me manca anche una canzone un po' davvero effetto wow, ecco, tutto qua. Poi il genere è quello del disco prima e anche del disco dopo. La parola effetto wow l'hai presa da Matrimonio a Prima Vista. Veramente? Oh merda. Sì, sì. No, adesso... Sì, adesso... quella coppia siciliana, no, che lei adesso... cercava... L'effetto adesso wow. Capirete tutti, sì. Grazie di programmi televisivi del cazzo, di infimo livello, guardiamo. Sì. Comunque vabbè. Vi devo confessare una cosa. A me l'unico disco di Catatonia che veramente mi piace è quello con l'uccello morto in copertina. Uccello volatile. Fino adesso, fra quelli sì. Che conosci. Allora, no, infatti adesso tu ti chiederai, ma come hai appena detto che ti piacciono tutti i dischi che ho comprato, adesso mi dici che l'unico che ti piace è quello con l'uccello morto. Ti piace tanto? Sì, mi piace tanto e mi esalta. Gli altri non sono il mio genere. All'ascolto riconosco che sono belli. Se Tania li vuole ascoltare, non dico assolutamente di no, li ascolto volentieri anch'io. Diciamo che farei un po' fatica a metterli su spontaneamente, preferisco altro. Ecco, detto papale papale, per me i dischi dopo Uccello Morto sono poco metal. Quasi troppo poco metal, sì, per i miei gusti. Sì, sono più vicini all'alternative rock quasi. No, ma questo non fa eccezione. C'è anche qualche grungiata ogni tanto, secondo me. Ma... qualche melodia, sì, perché beh, è molto facile assomigliare al grunge quando si è depressivi, sì. Perché il grunge è una musica depressa e quindi anche se non è magari, anche se questi musicisti non hanno mai ascoltato grunge o non volevano esserlo, non interessava loro appartenere a quella corrente, è facile sembrarlo quando suoni cose depresse, ma comunque sì, mi piacciono, se Tania li ascolta, li ascolto. Tania ha comprato questo disco, io prima di parlare di un disco, anche se poi non entro nei particolari, anche se può sembrare una recensione superficiale, non mi piace comunque parlare a vanvera, quindi lo ascolto parecchio prima di parlarne. Anche se dico solo due parole, fidatevi che due parole... quello liquidi. No, seguono comunque un ascolto attento, più di 30 volte lo ascolto un disco prima di parlarne. E questo non fa eccezione, fa parte dei dischi dopo Uccello Morto e che mi piacciono come ascolto di sottofondo, non riesco ad ascoltarli con attenzione perché per me sono un po' leggeri, mi piace la musica ecco un po' più pesante, comunque riconosco che sono molto belli. Bene bene, sì, non lo so, secondo me qua forse dovevano non trovare la loro strada, ma non dico neanche che forse questo disco non era nemmeno da comporre, da registrare, però non dico neanche che sia superfluo, sto mettendo in serie una lista di negazioni freudiane, vabbè, e dico semplicemente che forse è un po' interlocutorio rispetto al precedente che aveva segnato una cesura col passato estremo e al successivo che ha davvero delle composizioni molto molto ispirate, fantastiche, veramente, anche la voce mi sembra più matura nel disco successivo, ecco. Va bene, come al solito fateci pensare cosa ne pensate di questi dischi, se li conoscete, di queste band, ma anche cosa ne pensate del discorso magari sul punk, visto che non abbiamo mai parlato di punk fino adesso. No, perché non abbiamo mai affrontato un po' il discorso. Non perché punk. Non ci piace, perché non è mai entrato un disco nelle nessuna rubrica. Forse a te piace più che a me, però... Come ripeto, il punk piace molto anche a me come musica di evasione, perché poi il resto non voglio avere nulla a che fare con il punk, assolutamente. Anch'io. Cioè, non mi piace neanche tantissimo. E non condivido il messaggio. No, neanche io. Perché io non sono anarchico. Mi piace lo stile, ecco. Sì, ma non sono neanche contro il sistema, perché questo è un sistema in cui ci vivo. Ma ci vivono anche loro. Se parliamoci chiaro. Se io riesco a permettermi di comprare tutti questi dischi, di andare ai concerti che mi piacciono e di dedicare così tanto tempo e soldi alla musica che mi piace, è grazie al sistema, o meglio, è grazie a come io ho sfruttato, come mi sono adeguato a questo sistema. Se fossi
contro il sistema non potrei fare l'heavy metal lifestyle che mi piace. Non credete a chi vi racconta il contrario, a meno che per heavy metal lifestyle non intendiate fare un barone sotto il ponte, ma quello non è, quello è un panca bestia, non lo so. È sempre il solito vecchio saggio, toro seduto. Sì. Quindi ragazzi, abbiamo detto tutto se non sbaglio, per cui ci vediamo con il prossimo video, non sappiamo di che rubrica sarà, non sappiamo se sarà un satanic hiking, sicuramente non saranno ultimi acquisti perché mi sa che abbiamo smaltito tutto. No, deve arrivare ancora qualcosa? No. C'è là un ultimo acquisto e ne parleremo al prossimo episodio, perché per un disco non faccio una puntata. Non vedo che cazzo... Ah sì, giusto. Va bene, ne parleremo magari più avanti e nel frattempo vi invito a mettervi in forma in vista, se non avete ancora fatto la prova costume, fatela, mettetevi, se non siete in forma, mettetevi in forma con i satanic hiking. Sì, ma non con noi, noi non vogliamo gente in mezzo alle palle, fatevi per i cazzi vostri. Ciao.